Iniziano con un c'era una volta tanto tempo fa. In questa storia poi si parla spesso del tempo che passa. Il tempo, per esempio, che il re dedica al suo specchio. Il tempo che la sua popolazione passa per imbruttirsi. E poi finalmente il tempo dell'attesa. La nascita di Orrendina e il tempo della gioia insieme al re. E poi c'è anche il tempo della musica nella nostra storia. Dovete sapere che tanto, tanto tempo fa il tempo si misurava attraverso la clessidra. Non sapete che cos'è? Proviamo a costruirla insieme. Ecco che cosa ci serve. Un po' di farina gialla, oppure un po' di sabbia, che sia però molto fine. Poi un imbuto, un paio di forbici, una matita e un cartoncino. Qui ho anche questo piccolo aggeggino per fare un buco, poi lo vedremo insieme. Nastro adesivo e eccole qua, due bottiglie di plastica. Ah, devono essere della stessa misura le due bottiglie. E ora si comincia. Prima operazione. Perfetto, ora ecco la nostra situazione. Una delle due bottiglie con un piccolo foro, l'altra senza. Guardate bene bene e seguitemi passo passo. Buon lavoro! Ed ecco che con questa clessidra possiamo vedere il tempo che passa. Aspetta, una clessidra. Ma a che cosa può servire oggi che abbiamo telefonini, svegli, orologi? Ah, a me viene un'idea. Fate come facevo io quando ero piccola. Me la tenevo in bagno e mi lavavo i denti così. Spazzolino, dentifricio e questo sarà il tempo che dedico per lavarmi tutti i denti sopra. Poi lo giro un'altra volta e quello sarà il tempo che dedico a lavare tutti i denti sotto. Se vi viene in mente qualche altro utilizzo, fatemi sapere. Ciao ciao!